Ciao a tutti, oggi sono qua per fare l'unboxing della nuova Canon EOS R, comprata a un prezzo in offerta, super offerta, all'UniEuro. Adesso lo faccio vedere. Andiamo a prendere tutto quello che ho comprato, la Canon, adattatore e il vetrino. Aspettata 20 giorni. Vabbè, manuale di istruzione, ok. Batteria, la apriamo subito, adesso ve la faccio vedere. Classica batteria Canon, classicissima. Mi sembra solo un po' più potente, ha una sigla diversa dalle altre Canon, comunque attacco uguale. Carica batteria, l'oggetto del desiderio, cavo per la ricarica delle batterie e il laccetto che io però non uso e lascio nella confezione. Ok, ci siamo. Eccola qua, 2600 euro di macchina, modello 2022. Prima impressione, leggerissima, molto ergonomica. Vediamo la mano, no, anche il dito va subito a posizionarsi sul grilletto. Rispetto alle altre macchine c'ha qualche funzione in più, mi sembra. Adesso comunque metto in carica la batteria e tra un'oretta la proviamo. Ok, la batteria adesso è carica, andiamo subito a provarla. Io nel frattempo ho preso una scheda SD. Figata, due slot di SD, due. Ok, è arrivato il momento dell'adattatore. Adattatore EF EOS R per tutti gli obiettivi mirrorless. Lo proverò con un 50-100 Sigma serie Art. Schermo richiudibile, puoi girarlo, assomiglia un po' al sistema delle vecchie Canon 650, 700, 750, è comodo, eh? Andiamo subito a mettergli la pellicola, spugnettine per pulire il vetro. Ok, ora che abbiamo montato il vetro in protezione, anzi gli diamo una pulita, perché c'è qualche ditata. Prima accensione. Scheda messa, batteria messa, ok. Ah, subito così. Bianco.
Cioè, che devo leggere le istruzioni perché è un po' complicata. Ragiona in modo diverso lo schermo è touchscreen. Comunque, appena le leggo, faccio quattro foto e dopo vi dico il resoconto.